tutti! Tocca uno! Tocca a tutti! Sciopero oggi! Sciopero domani! Sciopero oggi! Sciopero domani! Sciopero oggi! Sciopero domani! Sciopero oggi! Sciopero! Ciao, puoi dirci il tuo nome e che lavoro fai? Ciao, mi chiamo Ahmed, faccio i servizi delle pulizie al negozio Zara, questo qua che sta dietro di me. E faccio il servizio di notte dalle 22 fino alle 6 di mattina. Siamo qua oggi a manifestare perché abbiamo dei problematiche, tipo la nostra azienda chiede ai nostri colleghi o essere trasferiti fuori o essere licenziati dalla parte dell'azienda. Siamo qua a rispondere su questo. E quindi abbiamo deciso di venire qua a rispondere al signore Zara e purtroppo siamo arrivati a questo punto perché non ci rispondono a parte di email, a parte di fare tavolo, non vogliono fare tavolo, dicono o essere trasferiti o essere licenziati. Siamo qua a rispondere su questo. Sai di tuoi colleghi a cui è stato proposto un trasferimento insostenibile? Sì, gli hanno chiesto 8 giorni prima per essere trasferiti fuori. Ma le leggi devono essere mandati la comunicazione almeno 45 giorni prima, perché queste 3 persone sono sposati, hanno figli a scuola, hanno casa di affitto, tutto quanto. Quindi le leggi non possono essere cambiate vita 8 giorni. Insistono a nostri colleghi o essere trasferiti fuori o essere licenziati. Il lavoro ci sta. Addirittura stiamo lavorando anche meno persone, stiamo lavorando almeno 3 persone a meno in una notte, invece di essere 8 persone le notti siamo solo 4 o 5, dipende il turno come messo. Invece di mettere le persone giuste, 8 persone vi stiamo facendo solo diciamo a metà, perché questa è la verità. Facendo lavorare 4 al posto di 8 non è giusto. Ritieni importante il fatto che oggi in piazza ci siano non solo lavoratori di Zara, ma anche altri lavoratori e studenti che condividano la vostra battaglia nell'ottica di un fronte unico di classe? Sì, ci stanno, perché quando hanno saputo del nostro fatto che Zara chiede delle cose contro le leggi e abbiamo chiesto i loro favori, si sono arrivati immediatamente a dare una mano a noi e stanno tutta la piazza per quello. E ci sono almeno 50 persone, sia studenti sia sicobas, a darci una mano a rispondere a Zara.